La riconsegna simbolica della prima pietra per denunciare i lavori del nuovo ospedale che sono fermi dopo l'inaugurazione in pompa magna dello scorso 11 dicembre e la protesta messa in atto questa mattina a Sulmona nella manifestazione promossa da CGIL, CISL, UIL e Nursind che dalla chiusura del punto nascita hanno inteso denunciare la situazione in generale del nosocomio del capoluogo Peligno. Circa 150 persone hanno partecipato al sit-in davanti all'ospedale, svoltosi in concomitanza con il Consiglio regionale, per chiedere di salvare il punto nascita. Noi facciamo parte di questo reparto, lavoriamo in questo reparto, non vogliamo assolutamente che questo reparto venga chiuso, quindi è giusto che venga potenziato ed è giusto che non si tolga questo servizio a questa cittadinanza. Noi siamo fieri del nostro punto nascita di Sulmona, a parte io che ci lavoro da 40 anni, ho visto nascere i miei figli in questo reparto e spero di veder nascere anche i miei nipotini un giorno in questo reparto. Sulmona, la patria dell'amore, dei confetti, e adesso gli vogliamo negare la nascita di un figlio, che è la cosa più bella che possa avvenire in una famiglia. I manifestanti, non potendo bloccare la strada per mancanza di autorizzazioni, hanno sfilato in corteo lungo il tratto di Viale Mazzini, cercando poi di entrare nell'ospedale per dirigersi nel punto dove è stata posta la prima pietra, ma c'è stata qualche difficoltà con la polizia che inizialmente non aveva permesso l'ingresso. Non la possiamo togliere, è simbolico. Una volta entrati si sono diretti nel punto dove i lavori sono fermi per restituire simbolicamente una pietra, visto che, hanno affermato i sindacati, ci stanno prendendo in giro perché dicono che vogliono realizzare l'ospedale, ma invece stanno chiudendo i reparti. Questo è solo l'inizio di una lotta dura e decisa che andrà avanti fino a quando il territorio non riavrà tutto quello che gli è stato tolto. Ora rimuoveremo la pietra della beffa. Assente il sindaco Peppino Ranalli, in quanto all'Aquila per il Consiglio regionale, presente per la maggioranza il consigliere Roberta Salvati, insieme all'assessore Stefano Goti. Noi come amministrazione comunale intendiamo continuare questa battaglia e la vinceremo. È chiaro che l'orografia del territorio è la parte fondamentale che può salvare il nostro punto nascita. Per la dignità di questo territorio! Questo territorio è stanco! Una manifestazione in concomitanza con il Consiglio regionale. Marcello Ferretti, era doveroso mobilitare le popolazioni per la salvaguardia del punto nascita. Sì, il punto di nascita di Sulmona rappresenta un baluardo per questo territorio. Noi volevamo lanciare l'allarme sul punto nascita di Sulmona perché pensiamo che la sua soppressione è l'inizio di un lento declino per tutta la struttura ospedaliera. La politica è sorda rispetto ai bisogni dei cittadini di questa, delle aree interne. Noi chiediamo un cambio di passo, non si può fare la politica sanitaria basata soltanto sui numeri. Questo territorio ha delle peculiarità uniche di tutta la regione, considerando anche che comunque abbiamo un territorio orograficamente difficile, la soppressione di questo punto nascita creerebbe un sovraffollamento in altri punti nascita come quello di Avezzano. Noi purtroppo dalla regione stiamo aspettando risposte da troppo tempo in questo territorio, risposte che non sono mai arrivate. Le uniche risposte che arrivano sono quelle di tipo negativo. Leggiamo ieri per esempio che all'esito di questa risoluzione del decreto del commissario ad acta alla sanità, il direttore generale non ha perso tempo e ha subito stabilito che nel giro di 6 mesi, massimo un anno, il reparto verrà smantellato. Ci sorprende questo quando per esempio per altre criticità che ci sono nell'ospedale non si avvenga così tempestivamente. Tutto fermo, l'unica cosa che va avanti è la chiusura e il territorio non può accettare questa situazione. Noi ci aspettiamo molto dalla maggioranza del Consiglio regionale e non possono venire a Sulmona solo a chiedere i voti, ma oggi ci serve un impegno forte per il nostro territorio. Il nostro territorio in pratica avanza delle
delle cose che la regione deve dare come il punto nascita. Non è possibile che questo territorio venga a mancare un punto nascita, e poi osserviamo che la regione va a fare un accordo interregionale con il Molise per salvare l'ospedale di Agnone, e questo significa, ci dà un significato forte, che in pratica ci stanno svendendo